try. Ehi, guarda che ci sta, La città di Rose Pisana è cioppa che è andata da Mario Bello. Ma sono i tristi, ma ragazzi, ma non è stato il mio pezzo. Dove va là, Cominciamo poi. Fratello! Ma da dove è arrivato? Da Brescia? No, si è fermato qua. Sindaco! Oh, puliciti la bocca però, vieni.
funziona, ma sopra il personaggio. Io che trittico che sei ricomposto. Andiamo lì con Massimo e con Capo. E non me ne ritenete. Chissà, che non lo sapevo, non veniva, tu non dovrei venire a pigliare. Perché? Non voglio fare la macchina pilota da soppazzo. Ma non mi hai chiamato per... Ma non fa solo questo, qui oggi. E che c'è, ma 10 minuti. Quanto ci vede? Ci mise esattamente 40 minuti. Ah, che mi sa di accattare l'elicottero. Hai fatto una corsa, veramente? Hai fatto una corsa veramente? Pronto? Pronto? Mia figlia di lavoro, sono diventata. Si vede che sei non c'era bisogno di dire. Si vede che non c'era bisogno di dire. Fabio? Papà, che c'è? Romeo con Benetti, no? Che poi va bene tutto posto, non ha chiesto neanche cosa ti dovevo. Che fenomeno. E pure come mezzo al cambio è un'altra cosa. Come spiega una cosa, Peppe? Indicazione un minuto. Quando Peppe faceva un calcio di corsa? Guarda che stiamo parlando io te. No, quando no, mi ha spiegato una cosa, quando diamo un calcio di corsa. Quando finisce la manifestazione, andiamo a fare una partita. Che se rimane un'ora di tempo, comunque stai passando qua. Avete perso a premio 1-0, avete perso a premio. Che gran parte per noi, io fino alla partita prima giocavo. Sì, ma quando calciavo un calcio di corsa, come faceva Peppe? La associo sempre. Ma poi ho fatto osservatore del servizio. Questo è il campo, se vuoi qua. Sta gente, si sta. Tu ci sono pure le altre macchine qui. Sì, non ti preoccupare. Ma ti metto un po' sto male. E lo sto rabbricacciando.
Lo stadio comunale San Giovanni di Sassano viene riaperto al pubblico e lo si vede in tutto il suo splendore. Evento storico, sportivo, soprattutto perché in campo vecchie glorie che hanno fatto anche la storia del calcio. Qui sarà un triangolare con la nazionale parlamentare, alla quale va il primo applauso. Poi ci sarà spazio anche per il Napoli, le vecchie glorie, ritroveremo il capitano dei capitani qui nel Vallo di Diano, conosciamo già un cognome illustre che fa eco in tutto il Vallo di Diano. E poi ci sarà spazio anche a altre risorse, quelle umane della nostra zona che hanno appena vinto un campionato. La nuova amministrazione comunale per la consegna di questo impianto sportivo. Beh, devo dire che era uno degli obiettivi principali, presentare il nostro stadio in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore, e devo dire che oggi siamo riusciti, ci eravamo impegnati che all'inizio di luglio avremmo avuto il nostro stadio, oggi ce l'abbiamo, devo dire, è straordinario, splendido, con la tribuna e con dei cittadini sassanesi sempre grandissimi e calorosissimi, ai quali va il mio abbraccio per tutti quanti loro. Devo dire che oggi è una bella giornata di sport, perché Cassano ha una tradizione importante per il calcio, per i giovani, ma è una bella giornata anche di solidarietà. Infatti dobbiamo ringraziare l'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare, che oggi è qui presente con i vertici nazionali e regionali, che salutiamo, vedo Franco, Salvatore, Cina Solimena, la nostra direttrice nazionale. Devo dire che lo sport, noi abbiamo pensato oggi soprattutto ai giovani, perché per i giovani che abbiamo, che inauguriamo questo campo, per farli giocare, per fargli fare un qualcosa di sano, appunto lo sport, e perché pensiamo a loro quando vogliamo fare ricerca, perché la ricerca è fondamentale, è importante per mettere in condizioni tutti di stare meglio. Ecco perché questa giornata la dedichiamo ai nostri giovani, ai giovani del nostro territorio del Vallo di Diano. Un forte applauso allora.